Maurizio De Giovanni non ha bisogno di presentazione, perciò noi non l'abbiamo introdotto. Lui, oltre ad essere uno straordinario scrittore, poi in trasmissione, se avrò il piacere di averlo, lo metto sotto perché io leggo un pochino i suoi libri, però è un grandissimo tifoso del Napoli. Non ti voglio chiedere il bilancio della stagione, ma com'è andata secondo te? Guarda, io credo che il Napoli, tutto sommato, dal punto di vista dei risultati, abbia fatto una signora stagione. Era il primo anno, il nuovo tecnico doveva capire quali erano i valori a sua disposizione, le strutture, che cosa poteva fare. Lo ha capito, nel frattempo è arrivato secondo in campionato, a una distanza siderale dalla terza, mentre parliamo a 13 punti di vantaggio rispetto alla terza. Ed ha accorciato anche il divario. Sì, però quello non conta, perché la Juventus ha smesso di giocare praticamente quando giustamente ha vinto il campionato. E oltre a questo, a questa distanza, è arrivato, ha fatto una bella figura in Europa. L'unica macchia seria è la Coppa Italia, alla quale secondo me ha rinunciato troppo presto. L'anno prossimo sarà l'anno in cui si dovrà vedere che cosa ha imparato Ancelotti della struttura. Grazie Maurizio. Grazie a voi.